Mister Capuano, nel commentare questa vittoria, la seconda consecutiva in casa, c'è un dato che emerge: questo Taranto non finisce mai, cerca sempre il gol e non è neanche un caso che giungano nei minuti finali. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che era una partita difficilissima. Questa era la squadra che nelle ultime 5 partite aveva subito meno e aveva fatto più punti di tutti. Aveva nelle ultime 2 partite vinto ad Avellino 3-1 e aveva vinto anche a Latina. Noi avevamo convissuto con tante problematiche, anche quando ho messo Bifulco, per esempio, lo posso dire, sono andato a rischio e abbiamo trovato con uno in meno perché il ragazzo non aveva recuperato. Poi anche nelle sostituzioni, stavo facendo una sostituzione, mi è venuto meno sia Calvano che Fiorani, Zonda con la febbre, quindi questo è l'incarnamento del voler vincere, un desiderio di tutti, sapersi preparare alla vittoria è un privilegio di pochi. Questa è una squadra che non stupisce mai, è una squadra che lotta su ogni palla, una squadra molto razionale, aggressiva, perché noi, non so che abbia detto Bertotto, ma noi abbiamo approcciato la partita in maniera devastante come facciamo sempre. Abbiamo recuperato 4-5 palle sul primo campo loro, le abbiamo gestite male, potevamo andare in vantaggio tranquillamente. 7 calci d'angoli nei primi 30 minuti penso che succede poco, è una squadra di calcio, quindi vuol dire che la tieni sempre bassa. Poi il secondo tempo, in alcuni frangenti la voglia di vincere ci siamo allungati, però io avevo detto che a sinistra potevamo sfondare, anzi ti dirò di più, con grande onestà, io stavo facendo una sostituzione e stavo portando Braccetto Ferrara per creare la superiorità numerica e stava mettendo panico, se ve ne siete accorti. Abbiamo visto che aveva tolto la tuta. E poi si è fatto male Calvano di nuovo, ho dovuto fare un doppio cambio a centrocampo e lì eravamo un po' larghi perché sono due giocatori di qualità, cioè abbiamo perso due giocatori di incontro come Fiorani e Calvano, sono due giocatori di palleggio. Lì abbiamo saputo soffrire, non ci siamo mai accontentati, poi l'abbiamo vinta in modo meritato sfruttando la zona sinistra, poi un altro Eurogol di Canutè. Sarà un caso che questo ha fatto fino adesso 11 gol, quindi siamo contenti. Abbiamo vinto una partita difficilissima, Gianni. Era una partita molto molto difficile, l'abbiamo vinta con merito, l'abbiamo vinta ancora una volta senza prendere gol, perché è un dato importantissimo. Si pensava che fosse andato via Antonini, avremmo avuto dei problemi, invece la difesa ha sempre retto bene, qualsiasi sono stati gli interpreti, il pubblico ci ha dato una mano incredibile e noi gli abbiamo dato la gioia di San Valentino. Cosa hai pensato quando Canutè ha gonfiato la rete al 90esimo? Ma io sono onesto, la cosa più bella è che mi è venuta tutta la panchina addosso. Quelle sono le cose più belle, quando, voglio dire, ti identificano veramente come uno di loro, come il capo, come uno che soffre per loro. Quella è stata la cosa più bella, quella è stata forse più bello del gol. Io ho visto il cross, la palla tesa, Canutè che attaccava, ho detto è gol e poi è stata una bella cosa. Ecco, questa è stata una grande dimostrazione della squadra nei confronti della maglia, come dici, di questo stemma, no? Questa teoria che ripeti spesso. Ma questi sono giocatori da Taranto, poi c'è qualcuno che è scappato di notte e ognuno fa le proprie scelte. Questi sono giocatori da Taranto, questi li ho portati io. Qualcuno l'ho trovato, Gianni, consentimi di dire questo. Non era un giocatore portato da Capuano. I giocatori che ha portato Capuano li conosceva prima come uomini e poi come giocatori. Tornando a quello che diceva Bertotto, me lo chiedevi, ha detto che il risultato è bugiardo e che il Taranto allora, è comunque una buona squadra. Allora, dice un'eresia. Allora, io non l'ho mai detto. A Giuliano li abbiamo presi a pallonate e io non ho detto nulla. Ho detto a fine partita, c'eri tu, chi vince spiega. Che devo dire, è un buon allenatore, ancora giovane, cioè a Giuliano li abbiamo presi a pallonate, cioè io mi vergognerei di vincere una partita come quella, perché il risultato è bugiardo? Cioè se uno mi spiega perché il risultato è bugiardo io dico va bene, poi ognuno può dire quello, bisogna saper perdere nella vita, se tu non sai gestire la sconfitta non saprai mai gestire la vittoria. E adesso almeno per 24 ore ti godi questo terzo posto? No, non mi interessa proprio. Abbiamo 46 punti, siamo salvi matematici, 45. Mi sembra che abbiamo 9 punti adesso su di loro, giusto? 9 punti sul Sorrento, 11-12 punti sulla zona playoff. Adesso li iniziamo a vedere perché mancano non tantissime partite, quindi è normale che vedi che hai 10-11 punti di vantaggio. È una bella cosa, sono contento, dai.
sono contento per tanti sacrifici, sono contento per la gente, sono contento per tante cose. Oggi i miei sacrifici che ho fatto da quando sono venuto a Taranto, forse sto passando per la cassa e sto ricevendo lo scontrino.